Buongiorno bimbi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi ragazzi sono qui per farvi vedere un po' di cose. Ammirate la mia stanza innanzitutto. E ragazzi sarò un altro po' assente, spero di soddisfare le vostre voglie di guardare i miei video. Tanto non mi cagate più, lo so, state tranquilli. Però in tutto questo letargo ho pensato su come poter voglio fare un'altra cosa sul mio canale, in poche parole. In poche parole, cioè bisogna di tentare. Volevo creare un'altra rubrica che non riguardava solo il gameplay, il gioco, la recensione tra virgolette di un gioco anziano che poi ho lasciato lì, ma ritornerà tutto, non mi preoccupate. Volevo anche fare una cosa strana, una cosa che in Italia c'è ma non c'è. Vi posso spiegare. In Italia le recensioni del gioco ce ne sono molti, non troppi come gameplay, perché video gameplay veramente non si possono contare sul palmo delle dita. E se vai a girare, avete presente quanti stronzi ci sono nel mondo? Ecco, moltiplicate, divideteli per due e troverete il numero di gente che fa gameplay in Italia, eccetera, eccetera. Volevo fare una cosa innovativa che cambierà l'aspetto delle recensioni italiane. Non sono nessuno per dirlo, perché siamo in pochi ora, ragazzi. Siamo veramente in pochi. Non è che posso rivoluzionare la recensione italiana di tutto il mondo, però potrei renderlo a un livello superiore, perché come ho già detto prima la recensione in Italia c'è ma non c'è. Quello che intendo io è: la recensione in Italia c'è, ma c'è perché la gente recensisce giochi in una maniera brutta, proprio schifosa. Cioè, vi faccio un esempio. Oggi è uscita questa chiavetta di Lord Vader. Ecco ragazzi, questa chiavetta di Lord Vader possiede uno spazio di 8 GB, no 4, scusate, mi fa cacare proprio, cioè 4 GB, infatti si può attaccare direttamente al culo per avere un po' di memoria in più, già che non l'abbiamo. Inoltre la sua spada finta di laser potrebbe farvi da comodo Li Shang, dato che è ruvida, e questa testa supplementare è per le teste di cazzo che hanno bisogno di un qualcosa da infilarsi dentro il culo. Ecco, l'ho trovato alla modica cifra di 10 euro. Compratelo. Ecco, quello che dico io è: non si può, secondo me almeno, fare una recensione troppo liscia, troppo. Non ci metti la passione, sei troppo oggettivo. Poi vai sul soggettivo mentre sei oggettivo. Uno recensisce magari Army of Two. Bello. E a un certo punto nella recensione di Army of Two ci mette: sinceramente a me non mi è piaciuto perché ta 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 ta, mentre faceva la recensione oggettiva, cioè non ha senso. Ed è per questo che io invece vorrò fare un'altra tipologia di recensioni, che in Italia non sono molto conosciute, anzi io non le trovo, non le trovo. Io ho provato un po' a cercare per vedere cos'è, me ne sono il primo in Italia che fa queste cose. Magari c'è qualcuno ma non lo conosco. Ho provato a trovarlo. Niente, volevo fare delle recensioni particolari, cioè le recensioni dinamiche, come le chiamo io. Delle recensioni che io sono livornese, magari ti metto a parlare livornese mentre sto recensendo, magari mi incazzo come una iena su un gioco, magari ti recensisco giochi che da tutti sono acclamati, ma io ne vedo il puntino, io vedo quella cosa che comunque sia, tutti dicono è così, ma non è sfato miti, sfaterò miti. Ma sta buono. Ecco ragazzi, io intendevo una cosa del genere, un po' meno oggettiva e sul soggettivo. Spero che questa cosa vi piaccia. Mettete like, commentate, mi raccomando. Doppio pollicione. Ok, ci siamo alla fine, ragazzi. E se vi sono piaciuto, dite ciao al Big Daddy, perché sennò vi piglia e vi ammazza con lanciafiamme. Sayonara a tutti! Sayonara a tutti, che cazzo di saluto? Sayonara a tutti sarebbe addio in giapponese. Perciò, sayonara bimbi. Ci si vede al prossimo video. Rimacane, o se ti vengo a prendere ti spacco in due le ossa, cioè lo sai, lo sai. Io sono un amante delle Pringles, porca puttana. Io volevo Tumaaa. Che valore. Io volevo in pratica mandarti a fare il culo, aprire non solo un canale, cioè in poche parole.